L'omo sinistro, 2 più 2 fa 4, 4 più 4 fa 8, 8 più 8 fa 16. Vedi che ci ho dovuto pensare, che i neuroni, man mano che va avanti il conto, i neuroni diminuiscono. E invece l'altro lobo, il lobo destro, non gliene fotte niente di quanto fa 2 più 2. No, lui non vede l'universo come lo vede l'altra parte di noi. Non ha bisogno di dimostrare niente, perché lui è più vicino alla coscienza. Ci siamo resi conto di questo fatto, perché voglio sprecare solamente pochissime parole su questo. Perché questo è una cosa che ci serve per vivere in qualche modo. Noi, mi ricordo una volta in ipnosi eravamo sempre i primi tempi, ero giovane e cercavo di capire e non capivo. La parte animica esce fuori dall'ipnosi e quindi gli chiedo, perché tu ti puoi liberare di quella cosa che è dentro di te, che è venuta a prendere il tuo contenitore? Parte animica, ah sì? È certo, sei tu che hai in qualche modo permesso a questa cosa di entrare e di parassitarti. Ah sì, la posso mandare via, sì, la puoi mandare via. E in quell'istante gli dico, ora ti spiego come si fa. E lei, no, non me lo spiegare, non mi interessa. Io dico, perché basta volerlo, gli ho detto, tu basta che lo vuoi, quello che vuoi, lo fai. Ora ti spiego come si fa. No, come devo fare? Lo devo volere? Ah, si fa così, aspetta che lo faccio. Fatto. Cioè, perché mi devo complicare la vita con, sai, ci sono i vettori, il colore, la simmetria, poi lo vediamo, eh? Lo adesso non gli importa niente, alla parte animica non gli importa, perché la parte animica è costruita, il discorso parte e passa sull'altro lobo, è un gruppo di vettori e di tensori, ed è fatta in un certo modo. La parte animica ha una caratteristica fondamentale, è caratterizzata dalla nostra chiave di lettura, da un'energia potenziale, quindi va in giù, per convenzione, perché l'abbiamo deciso noi, da un spazio, ma non ha l'asse del tempo. Cosa vuol dire non avere l'asse del tempo? Da un punto di vista puramente formale, matematico, dovrei dire geometrico, non matematico, vuol dire semplicemente che anima non è che non sa che cos'è il tempo, è che vede e vive il tempo contemporaneamente, cioè non ha consapevolezza del ora. Che giorno è? Che senso ha? Ti risponde. Che, quanti anni hai? Cosa vuol dire? Queste erano le domande. Da quanto tempo vivi? Da sempre. Da quanto tempo esisti? Da sempre. Ti dice. E Dio lo dice come per dire, da sempre? Che cazzo? E poi mi fai questa domanda? Vai, poi scemo. No, così, con questo tono. Questo quindi non vuol dire che la parte animica non ha la cognizione del tempo. È che ha una cognizione del tempo totale. Come lo spirito, non è che non ha cognizione dello spazio, ha una cognizione dello spazio totale, cioè vede il tutto ma non il punto, non qui, ora, spazio e tempo. Allora, oltretutto, questi vettori che caratterizzano questo tipo di situazione sono vettori che hanno un'altra cosa, una cosa che è il pallino che sta al centro del sistema, degli assi, l'origine degli assi. Lì dentro, in quel punto, c'è quella cosa che noi formalmente abbiamo identificato come coscienza. La coscienza può essere vista dal lobo sinistro, quello che fa i conti, solamente come un punto geometrico, perché la coscienza è indescrivibile. Non ha né spazio, né tempo, né energia. E l'unico modo geometrico per descriverla è un punto. Allora, però, noi la dobbiamo misurare la coscienza. Come cavolo si misura la coscienza? La coscienza si può misurare con una cosa che si chiama consapevolezza, che non è la coscienza. La consapevolezza è la misura della coscienza. E che vuol dire? Allora, prendiamo la parte animica. Anima ha un asse dell'energia e un asse dello spazio. Questi sono due vettori. La consapevolezza è, in fisica, il prodotto vettoriale di questi due vettori.
che sono due frecce, una che va in giù e una che va in qua. Per una cosa neanche tanto complicata, che si chiama regola della mano destra, il prodotto di due vettori che hanno questo tipo di direzione è un vettore perpendicolare ai primi due che praticamente rappresenta l'asse del tempo. Cioè, la consapevolezza di anima è un prodotto vettoriale di quanta energia tu c'hai, di quanto spazio tu c'hai, e si poggia sull'asse mancante. Quindi la consapevolezza di anima è una consapevolezza temporale, anche se lei non ha l'asse del tempo. Lei sul tempo sa tutto, ma no, qui, tutto insieme. Questo te lo dice il lobo sinistro che fa i conti con i vettori. Sono vettori. Il fatto di stabilire questa cosa con i vettori fu fondamentale perché io all'inizio di questo lavoro avevo ancora la speranza di fare un discorso comunicativo agli scienziati. E allora lo scienziato ha una caratteristica fondamentale: lui ha soprattutto fa un errore fondamentale, egoico. Io sono lo scienziato, te devi venire da me e parlare il mio linguaggio, se no non ti cago. Invece la persona che ha acquisito consapevolezza, misura della coscienza, ha una consapevolezza grande, cioè lui sa chi è, ha più consapevolezza, più linguaggi sa. È più evoluta una formica o più evoluto un uomo? È più evoluto un uomo. Ma perché? Cioè, perché lo devi dire una definizione? Il lobo sinistro vuole una definizione. La formica è meno evoluta di un uomo perché l'uomo sa più linguaggi. Cioè, l'uomo sa parlare con la formica, perché l'uomo lo sa che la formica parla con il movimento del corpo, delle antenne, e con una cosa che si chiama feromoni, che sono degli odori che la formica emette e manda in lontananza. Sai quando la formica deve urlare cosa fa? Emette una sostanza che ha una tensione di vapore bassa, così l'odore arriva lontano. È come se lei urlasse da un punto di vista chimico, funziona così. La formica invece non sa parlare il linguaggio dell'uomo, manco si accorge probabilmente che l'uomo esiste. Quindi, se io so più linguaggi, io sono più evoluto. L'evoluzione da un punto di vista linguistico è questa, l'utilizzo del linguaggio. In questo contesto, se io devo parlare con lo scienziato, io, che sono più evoluto, uso il linguaggio dello scienziato, perché lo scienziato oggi è meno evoluto e il mio linguaggio non lo usa. Allora io devo usare il suo. Per questo, quello che devo fare è trasformare tutti i discorsi che abbiamo fatto in discorsi che la scienza può capire, se no a noi la scienza non ci caga nemmeno. Questo perché è un atto di presunzione, e chi lo fa l'atto di presunzione? Quello che sa meno. Deve tornare tutto, no? Benissimo. Allora, la mia esigenza era trasformare anima, mente e spirito in un gruppo di vettori che facessero delle operazioni vettoriali. In questo contesto era nato il Triade Color Test. Il Triade Color Test nasce da una idea, questo concetto ci perseguiterà oggi, un'idea fondamentale che era, partiva da un'osservazione. L'osservazione parte da una cosa che a quei tempi si chiamava Simbad e che ha avuto molto successo, era una simulazione mentale. Io ero già stravolto dalle quantità di ipnosi che facevo, sono arrivato a farne 3 o 4 al giorno, cioè uscire di testa vuol dire quello, e devi capire a quel punto che ti devi dare una calmata, perché se esci di testa te, dopo non c'è nessun altro che prende il tuo posto. Allora, oggi magari sì, ma allora non c'era, e quindi ti devi fermare, autofermare, se no impazzisci, non c'è problema. In quel contesto, sì. Allora avevamo pensato di inventare qualcosa che servisse all'addotto, perché noi lavoravamo sugli addotti allora, perché uscissero da soli dal problema. Che faccio? Metto in Italia 650.000 persone sotto ipnosi? Perché il numero degli addotti in Italia è quello, grosso modo, statisticamente, su numeri alti. Posso dire questo perché noi abbiamo fatto statistiche su numeri giganteschi.
In un anno abbiamo analizzato solo una banca dati di 1200 test di autovalutazione che arrivavano sul nostro sito, allora era UFO Machine. 1200 in un unico anno. Dopo una settimana trasporto il test di autovalutazione su Facebook. In due settimane avevo già 1800 test di autovalutazione. Questi sono, sapete su quanti numeri si basano le ricerche scientifiche mediche? Su 10-15 dati. Non ci fai neanche il test del chi quadro, si chiama così, è una cosa statistica. Cioè, quando c'è pochi dati e questi dati devono comunque essere validi, è chiaro che la statistica su grandissimi numeri tende alla verità. La statistica su bassi numeri ti permette di dire che una persona con la testa nel forno e i piedi nel frigorifero ha la temperatura giusta. E te capisci che non è così. Questo è il problema della statistica. Questo è il problema della statistica. Noi 1200 casi e vedevamo come andavano le cose, quindi su 1200 casi si capivano delle cose. E noi su tutte le persone che abbiamo visto abbiamo inventato questo test, che era formidabile, che era il SIMBAD. SIMBAD è un sinonimo, S-I-M-B-A-D, che vuol dire sistema per liberarsi dagli alieni.